di stasera, che sono la dottoressa Bruzzi, che avete avuto modo di conoscere negli scorsi consigli comunali, che negli ultimi 3 anni, giusto? Sì. È stata la nostra revisore dei conti, è stata presente, ha collaborato con la ragioneria e con tutta la giunta per arrivare, credo, a fare un ottimo lavoro in questi anni, quindi la ringrazio per il lavoro che ha svolto e do il benvenuto e ringrazio sulla fiducia per il lavoro che sono certo faremo insieme il dottor Mondadori, che di qui ai prossimi 3 anni svolgerà il ruolo di revisore dei conti per il nostro comune. Colgo l'occasione anche per ringraziare Monica Signani, la nostra ragioniera del comune, che quotidianamente ci assiste per fare tutte le cose che poi dopo andiamo a dire, che quotidianamente vedete svolte nel nostro comune, anche per tutte le cose che magari non si vedono, che però sono fondamentali. Questa sera noi andiamo a variare il piano, il nostro bilancio, la parte corrente, il piano di investimenti. Come capita in queste occasioni, partiamo dalla parte corrente, dove ci sono 2 variazioni significative ed importanti, che derivano la prima da una minore spesa che il nostro comune ha dovuto sostenere negli ultimi 2 anni, che andiamo ad accertare, a mettere bilancio in questi giorni. La spesa, come abbiamo ricordato, in preconsigliare dei servizi sociali, parliamo di circa 170.000 euro, qualcosa di meno, 168.000 euro se non ricordo male, che grazie al sistema dell'Unione dei Comuni, quindi a un efficientamento di spesa, durante il 2017, quindi in realtà è una spesa inferiore dell'anno scorso, però come sapete nell'Unione, quando salutiamo l'assessore Tabanelli, è il meccanismo dell'Unione, poi nel meccanismo dell'Unione c'è stato questo efficientamento di spesa, questa minore spesa che ci porta quindi ad avere una boccata d'ossigeno per questa variazione. Come andiamo ad inserire questa minore spesa all'interno di questa variazione? In 2 modi. Da un lato andiamo ad intervenire sull'addizionale IRPEF, non tanto sulla aliquota che devono essere corrisposte dai cittadini, quanto sul gettito. Sapete che 3 anni fa avevamo aumentato le aliquote da uno scaglione unico di 0,5 a scaglioni progressivi 0,5, 0,6, 0,7, 0,79 e 0,8 per quelle che sono le fasce di reddito, per andare a sopperire a un mancato gettito di quel vecchio DL, credo a memoria 42 del 2014, che andò a togliere agli enti locali diverse risorse. Eravamo in un'altra epoca storica, se ci pensiamo, un'epoca dettata dall'Italia di trasferimenti agli enti locali e da forte rigidità sul patto di stabilità, e in quel momento lì non vi era altra soluzione se non aumentare l'addizionale IRPEF per far fronte appunto a questo taglio. L'ipotesi che 3 anni fa avevamo studiato prevedeva un maggior gettito di oltre 200.000 euro, quindi portava il montante dell'addizionale a 850.000 euro. Questa ipotesi, che era stata fatta da noi, dal nostro ufficio tributi, era un'ipotesi verificata con quelli che erano gli schedari, non so come si chiama il termine tecnico, forniti dall'Agenzia delle Entrate, verificati e effettivamente veri per quanto riguarda il 2015 e il 2016. Dal 2017 però in realtà, col fatto che l'addizionale IRPEF si conosce, il gettito dell'addizionale IRPEF, non l'anno stesso ma un anno e mezzo più tardi, quindi quando poi vengono fatte le dichiarazioni dei redditi e i dati vengono trasmessi, in realtà i primi 2 anni la quota degli 850 era stata raggiunta, poi in seguito in realtà si è scoperto che una parte di quell'extra gettito che avevamo ipotizzato derivava da residui passati che erano in pancia ai cittadini di Chester Bolognesi, che quindi avevano poi pagato solamente nei 2 anni successivi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci siamo trovati sia l'anno scorso che quest'anno a dover abbassare quel montante di 850 perché effettivamente era troppo alto, e che i crediti, chiamiamo crediti
ma in realtà il gettito di quel biennio 15-16, poi quell'extragettito non era più accessibile. Quindi quest'anno diminuiamo a 750.000 il montante dell'addizionale IRPEF, andandolo a finanziare in parte con un maggior accertamento sull'IMU che c'è stato in quest'anno, e anche qui ringrazio comunque l'ufficio tributi, in particolare del Comune, che da sempre attento a queste tematiche, e dall'altro andando a mettere una parte di quei 168.000 euro di minore spesa per far fronte appunto a quindi una minor entrata corrente. Un altro intervento che facciamo sulla parte corrente, tralascio i piccoli capitoli e i piccoli spostamenti da poche centinaia di euro che in fase di variazione vengono fatti, l'altra parte sostanziale, politicamente credo anche rilevante, sia una boccata d'ossigeno in impulso per quanto riguarda i trasferimenti all'Unione per il settore lavori pubblici, in particolare il settore manutenzione, che necessitava di una, tra virgolette, rimpinguata, in quanto naturalmente il Comune necessita quotidianamente di manutenzioni, e quindi riesce a sapere solamente in corso d'anno se poi ci sono state delle maggiori spese oppure no. In questo caso qui andiamo a mettere 30.000 euro in più sulla parte corrente nel trasferimento lavori pubblici. Per quanto riguarda la parte investimenti, oltre tutto quello che avevamo già messo e che quindi credo ormai conosciate abbastanza nel dettaglio, quindi interventi sulle scuole, interventi sulla viabilità sia ciclabile, e qui apro una parentesi, abbiamo partecipato al bando delle ciclopedonali, delle ciclovie regionali, un bando che metteva a disposizione su base regionale 9 milioni di euro, abbiamo partecipato con il progetto della ciclovia del Segno che va dal Mulino di Scodellino alla diga Steccaia, che è integrato con il piano di ciclabili e di mobilità dolce comunale. Su questo noi mettiamo 240.000 euro, lo potevate già vedere nel bilancio di previsione, nella prima stesura del bilancio di previsione, e lo confermiamo anche in questa variazione. 240.000 euro messi dall'amministrazione comunale, la richiesta alla regione è di 400.000 euro per fare tutto il percorso. Naturalmente qualora andasse a buon fine si realizzerebbe tutto, qualora non andasse a buon fine come amministrazione abbiamo fatto la scelta di intervenire con quei 240.000 euro sulle ciclabili urbane e comunali, che oggi alcune necessitano di una manutenzione straordinaria ed altre invece devono essere realizzate per rendere effettivo il raccordo di tutte le ciclabili. Una cosa che abbiamo sempre detto, ci sono diversi tratti di piste ciclabili, di marciapiedi o di percorsi pedonali che purtroppo finiscono nel nulla, quindi per dare omogeneità si è andato a fare un progetto che raccorda il tutto. Quindi questa è la prima cosa sulla mobilità, le asfalti eccetera. Quindi i filoni che avevamo identificato anche all'inizio dell'anno come filoni importanti a supporto di questo piano di investimenti, il tema viabilità, gli asfalti riciclabili, il tema della manutenzione straordinaria, adeguamento sismico, scuole, tutti gli interventi sulle scuole, parliamo sul bilancio di quest'anno oltre 1,5 milioni di euro di lavori solo sulle scuole, tutti i temi se volete più piccoli ma non meno importanti, gli 80.000 euro per il cimitero, 40.000 euro che sono divisi in 40.000 euro sul cimitero capoluogo e 40.000 euro per la costruzione di nuovi locali di Casalecchio, i 40.000 euro di trasferimento ad Acer per la manutenzione straordinaria delle case popolari, ancora l'asse dell'innovazione, la ristrutturazione del centro storico. Quindi a tutte queste voci qui andiamo ad aggiungere alcuni capitoli che credo siano fondamentali, perché quando si va a intervenire in maniera così massiccia su dei macro asset si rischia di perdersi per strada magari un po' più le piccole cose, e in questo caso qui da un lato con lo stanziamento extra sulla parte corrente per i lavori pubblici, dall'altro le variazioni adesso vi vado a dire dovrebbero riuscire a tenere insieme, a raccordare le grandi opere e le piccole opere per Castello. Quali sono queste piccole opere? Che poi alla fine piccole non saranno.
sono i lavori per finire finalmente gli orti comunali e renderli, metterli nella disponibilità non solo di chi oggi è in pensione ma di tutta la cittadinanza. Inseriamo 20.000 euro sulla parte di investimenti, 15.000 euro di trasferimento al consorzio di bonifica per realizzare e completare i lavori di messa in sicurezza del tratto che va da via Biancaniglio fino all'argine del fiume, quindi località Boccaccio. I lavori sono iniziati da pochi giorni, sono sicuro che saranno lavori apprezzati dalla cittadinanza perché quel tratto è un tratto molto utilizzato. Sono investimenti sulla, abbiamo chiamato il capitolo, messa in sicurezza e viabilità comunale, e qui sono due i filoni su cui interverremo. Il primo, per circa 40.000 euro, è l'acquisto e l'installazione e la sistemazione delle nuove pensiline, sia per la fermata delle barriere che abbiamo spostato di fronte al centro sociale, sia per quelle pensiline portabici o appunto per chi utilizza i mezzi pubblici, portabici davanti all'ospedale, che, sul quale sapete c'è una richiesta, c'è un'effettiva necessità, portabici anche di fronte al centro sociale dove è stata fermata la, dove è stata spostata la fermata del Corriere, e le nuove pensiline in due, su due fermate in entrambi i lati del centro sociale e lungo la Casolana, proprio in località degli Orti, proprio dove andrà a sorgere il nuovo parco pubblico che era già stato finanziato. Quindi questa è una parte. L'altra parte di circa 30.000 euro servirà all'amministrazione per andare, aggiungo finalmente, ad installare un semaforo nel sottopasso di Via Canale, un semaforo che sia collegato a un sensore di rilevamento dell'acqua, in modo tale che in caso di inondazioni, in caso di piena del sottopasso, il semaforo diventi rosso e quindi non debba essere il personale del comune ad intervenire andando a mettere le transenne chiudendo la strada. Quindi un investimento importante. Aggiungo che sul sottopasso è stata cambiata la pompa di sollevamento delle acque che risultava ormai non più funzionante dopo gli ultimi due gravi acquazzoni, e ci sono dei ragionamenti insieme al consorzio di bonifica ed insieme alcuni privati per risolvere il problema di sovraccarico del canale dei mulini, sovraccarico idrico che in alcuni giorni purtroppo capita. Nella fattispecie, quando piovono oltre 42 mm d'acqua in meno di mezz'ora, o è tutto perfetto oppure il sistema fa fatica a tenere, e anche se c'è tutto perfetto comunque si rilevano criticità perché sono eventi che sono non prevedibili e che vengono e che ultimamente diciamo sono diventati la norma, quindi dobbiamo adattarci a intervenire. Inseriamo 30.000 euro per la, abbiamo chiamato il capitolo, manutenzione straordinaria di impianti sportivi, perché occorre una nuova caldaia nel campo da tennis, in quanto quella che c'è ormai già da diversi anni che necessita di manutenzioni annue molto onerose, quindi ha senso intervenire per la sostituzione, ed interveniamo sempre con questa quota per andare ad installare una tribuna nel campo B da calcio, una piccola tribuna che verrà realizzata. Infine due o tre spostamenti. Sapete che avevamo ricevuto un contributo dalla Regione per 25.000 euro per i lavori di efficientamento degli impianti di raffrescamento della biblioteca. Andiamo a inserire questi 25.000 euro di contributo e contestualmente andiamo a mettere qualche risorsa in più per i lavori di efficientamento energetico delle scuole medie. Sapete che le scuole medie quest'anno c'è oltre 1.300.000 euro di lavori in itinere, e quindi salta fuori, quando fai così tanti lavori salta sempre fuori delle situazioni che poi si possono migliorare, quindi mentre sei nei lavori è giusto andare a sistemare, come cambiare tutte le tende oppure andare a sostituire i maniglioni antipanico con le porte d'ingresso. Nella fattispecie sono stati anche
inseriti già degli elementi di coibentazione nel sottotetto delle scuole medie, visto che poi il prossimo anno dovremmo intervenire sempre sulle scuole medie per renderlo un edificio autosostenibile energeticamente. Qui mi correggo rispetto all'ultimo consiglio comunale, nel quale avevo dato la notizia del finanziamento regionale. Avevamo fatto il progetto per rendere l'edificio delle scuole medie un edificio anzerto, cosiddetto anzerto, quindi autosostenibile energeticamente. La regione, tramite i fondi BOR, FES, mette una quota del 30% IVA esclusa. Avevo dato notizia che il conto termico, quindi il contributo nazionale del GSE, sarebbe stato del 40%, in realtà il contributo nazionale per questo tipo di interventi è del 65%, IVA inclusa sul totale, quindi è un qualcosa di veramente ottimo per il nostro comune, che con una piccola parte di quota investimenti, che poi andremo a discutere il prossimo anno, si porterà a casa un edificio veramente quasi nuovo, visto tutti gli investimenti che abbiamo fatto, e che costerà sulla parte corrente quasi zero, molto meno rispetto a oggi. Quindi queste sono le modifiche sostanziali su questa parte, sulla parte corrente, sulla parte investimenti del bilancio, modifiche importanti, ripeto, che riescono a tenere il raccordo sia le opere più grandi sia anche quelle piccole cose di cucitura quotidiana che magari economicamente hanno minore impatto, ma non per questo lo hanno anche sulla società, anche molte volte le piccole cose hanno veramente un impatto forse maggiore delle grandi. Quindi questo è l'impianto che abbiamo dato in questa variazione. Aggiungo un'ultima considerazione di carattere politico. Negli ultimi anni, se si guarda un po' la finanza degli enti locali, si vede che molti enti utilizzano da parte delle nazioni o oneri straordinari per andare a chiudere la parte corrente, quindi un movimento che c'è stato in questi anni è stato molto forte. Nel nostro comune, fortunatamente, da un paio d'anni, ricordo anche l'anno scorso facciamo questa operazione, utilizziamo gli estro della parte corrente per andare a realizzare investimenti, parte di investimenti. È un qualcosa che credo sia di gratificazione un po' per tutti noi che ci accingiamo a votare questa modifica al bilancio. Grazie. Grazie Luca per la sua esauriente illustrazione. Temi sono moltissimi su cui possono eventualmente fare delle osservazioni, che darei la parola ai gruppi. Oggi abbiamo soltanto due gruppi rappresentati, in quanto il gruppo Cambiamo Insieme a entrambi i componenti assenti, comunque però la parola ai presenti. Buonasera a tutti, noi in breve diciamo siamo favorevoli per i contenuti e i temi trattati da Luca messi a bilancio per il 18-20. È chiaro che se si parla con la gente del paese sicuramente qualcuno avrebbe da dire sì, si fa questo ma non si fa altro. Ci si andrà dietro, qualcuno sicuramente nell'inverno tornerà a lamentarsi che il tetto della scuola materna farà acqua, qualcuno si lamenterà quando nevicherà, qualcuno si lamenterà degli intoppi che si fanno alla mattina alle scuole vicinasino perché hanno fatto un parcheggio, una rotonda per tornare indietro, eccetera eccetera. Secondo noi gli obiettivi sono giusti, come sempre andranno fatti nella maniera corretta, quindi nel mondo dei sogni si potrebbero fare tante cose, nella concretezza diciamo noi siamo favorevoli. Grazie, ci sono altri interventi, Grazini. Sì, grazie, buonasera. Non solo per anche noi annunciare il nostro voto favorevole a questo ordine del giorno e insomma che
sicuramente altre cose magari rimangono ancora un attimo in sospeso dopo nel libro dei sogni e dei desideri, diciamo così. In realtà poi si sta cercando anche di dare delle risposte ad alcune delle questioni che sono state citate, e vi do la parola all'audienza che appunto magari ha una notizia su una delle questioni che sono emerse. Sì, no, brevemente, sulla scuola materna sono in corso da parte dell'ufficio tecnico, è in corso la progettazione e arrivare nel più breve tempo possibile a un preventivo per risolvere in maniera definitiva la questione. Una volta che avremo un computo di quanto possa costare intervenire sulla situazione, provvederemo a stanziare, a finanziare un po' di disponibilità comunque c'è rimasta, e nella prossima, credo che entro fine novembre, quindi entro l'ultima variazione, si possa andare ad inserire questa voce, perché sarebbe triste, come dici, no? Intervieni sulle scuole in maniera massiccia con 3 milioni di investimenti in 5 anni e cadi su una parte di tetto che non scola come dovrebbe, che durante e quindi viene attaccato magari per una piccola cosa. Condivido assolutamente anche su sollecitazione dell'assessore Tabanelli, che ogni giorno mi chiede come si è messi. Questo è diventato il quindi è ai primi posti. Tanto ne approfitto, l'ultima cosa, Piazza Fante, avete visto, i lavori sono finalmente ricominciati e quindi in teoria nell'arco delle prossime settimane, non mi bilancio sulla tempistica, però avete visto che ci sono degli sviluppi, spero che entro Natale sia chiuso tutto il cantiere in maniera definitiva. Io approfitto del tuo consiglio utile, perché quest'anno, no, è stato veramente difficile riuscire a riaprire tutte le scuole e non lasciare nessuno a casa, quindi volevo fare un ringraziamento a tutto l'ufficio tecnico e a tutti gli uffici che hanno contribuito a questo, compresi tutti gli operai che hanno fatto veramente degli straordinari per far sì che la scuola media e anche di fronte a tutte le problematicità, le altre scuole, compreso Nido, che sapete abbiamo trasferito una sezione di Nido alle scuole bassi, e nel giro veramente di poco sono stati fatti tutti i traslochi con la collaborazione anche delle cooperative che stanno gestendo questi servizi, e volevo che mi rimanesse traccia, perché la strada è ancora lunga per avere tutti gli edifici senza cantieri, però diciamo che c'è stata collaborazione da parte di tutti, compreso il corpo docenti, che sta sopportando ancora adesso dei disagi inevitabili. Abbiamo ancora la segreteria della scuola qua, quindi le cose non sono ancora qua in comune, studiate comune, le scuole non sono ancora andate a regime, però i tempi dei cantieri lo consentono, perché il lavoro era grande e le tempistiche di consegna degli edifici non erano sicuramente quelle della prima della scuola. Quindi ecco, direi un grazie a tutto l'apparato, a tutti gli uffici, a chiunque ha fatto uno sforzo per far sì che nessuno restasse a casa e che qualche ragazzino perdesse qualche giorno di scuola. Sì, aggiungo anche una cosa su questo, sul tema delle scuole, perché è chiaro che quest'anno è stato un anno veramente eccezionale per quanto riguarda le opere e i cantieri che sono stati avviati nelle scuole. Ci siamo trovati sicuramente in una situazione molto complicata, perché l'opportunità di realizzare questi interventi che c'è stata in qualche maniera data, oppure che abbiamo anche cercato, ovviamente, perché c'erano anche dei finanziamenti importanti provenienti dal Ministero e dalla Regione, su cui i lavori erano fatti assolutamente quest'anno per non perdere appunto questa opportunità. Sapevamo che c'erano dei rischi dietro questa operazione, perché ovviamente i lavori delle scuole devono essere fatti nel breve lasso di tempo.
15 di settembre siamo riusciti comunque, come diceva Alicia, non dover trasferire o inventarsi altre soluzioni per iniziare l'anno scolastico, quindi rimane qualche disagio, c'è ancora la parte del scolamento che non è utilizzabile e soprattutto la palestra, speriamo comunque di riuscire in basso praticamente per il tempo di riuscire a completare definitivamente gli interventi e poter utilizzare questi edifici nella loro completezza. E chiudo, diciamo, che con un ringraziamento a tutta la struttura finanziaria, non solo anche tecnica del comune, perché stanno sapendo veramente come abbiamo messo la dura prova, la tenuta anche in alcuni casi del sistema nervoso di qualcuno. E insomma, posso che essere soddisfatto e orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Ringrazio Luca in particolare, perché in questi mesi è stato veramente iper presente, iper impegnato per seguire un po' tutti quanti i cantieri, la parte di giunta, poi ovviamente c'è la parte tecnica e l'area finanziaria, perché ovviamente sono le cose che si fanno quando c'è da un lato la disponibilità economica, e noi siamo stati bravi questi anni a costruire anche la possibilità di avere questa disponibilità, ma anche la capacità poi di riuscire a mettere le cose, indirizzarle nella giusta maniera. Questo aspetto sicuramente siamo stati aiutati, supportati nella migliore maniera possibile da parte del nostro ufficio. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione, quindi il punto ordine del giorno numero 3, bilancio di previsione 2018-2020, variazione alla novità 2018 e conseguenti variazioni al documento unico di programmazione alla novità 2018, favorevoli, contrari.